La nostra barista preferita. Selezione barista. Benvenuti in un nuovo video. Prima di tutto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Mettete un mi piace. E lasciate un commento. Che a noi ci fate tanto felici. Oggi siamo un'altra volta nel Dainese Store di Firenze. Perché ci piace proprio tanto ormai. Sì, è un bel posticino, venitelo a trovare. Tanto l'avete visto già in un altro paio di nostri video e lo vedrete in altri video futuri. Ve lo faremo venire a noia. No, noia, Dainese, no, dai, bebe, troppo noia, casco. Modello, la tuta. Ah, modello noia. Dainese, no, noia 2024. Perché siamo qui? Perché oggi c'è un evento riguardante la sicurezza stradale. Cosa bisogna fare quando un tuo amico casca davanti a te? Credo la prima cosa sia scansarlo. Comunque dopo ce lo spiegheranno. Insieme a Federico Pieri e all'associazione I Soccorritori del Bracco. Quindi andiamo a vedere che ci raccontano e dopo tutto il raccontino probabilmente ci sarà anche un bel girino. Sì, intanto ci hanno già dato anche la colazione, sì, che lascia fare. Tanta roba. Yeah! Vogliamo un attimo ritornare un po' alla realtà con i piedi per terra, proprio perché stanno succedendo un po' di cose spiacevoli sui passi in generale in Italia in questo periodo, e soprattutto noi vogliamo tutti insieme che il giochino sui passi continui, nel senso che non si mettano tutor. Ora in autostrada hanno già messo, in questa parte qua mi sembra, a Firenze Male vogliono mettere un tutor, vero? Giusto? E anche in Raticosa ho sentito dei membri dei carabinieri, diciamo che sono allerta perché la situazione non è delle migliori. Quindi consapevolezza sempre, quello è chiaro. Stiamo organizzando con Dainese vari motogiri proprio per sensibilizzare al riguardo. E questa giornata è dedicata al primo soccorso stradale. Cosa bisogna fare? Ci avete mai pensato? In un primo momento, in realtà sono manovre semplici, basilari, anche perché Riccardo tiene dei corsi da ore e ore. Quanto? 8 ore. 8 ore un corso di primo soccorso. Però oggi ci regala un po' di rudimenti che possono veramente giusto fare la differenza di cadere in una situazione che può diventare, può degenerare, esatto. E diciamo contenerla. Ora vi racconta lui qual è la sua attività di bracco assistenza, lo sentiamo con estremo interesse. Ciao a tutti, mi presento, io sono Riccardo, sono un formatore di primo soccorso, motociclista, formatore di primo soccorso, e da un paio d'anni circa abbiamo fondato un progetto da noi sul bracco, che è un passo che c'è in Liguria di Levante e Federico ha visitato, molto molto bello ma molto pericoloso. Quindi un paio d'anni fa nasce questa idea qua. Nasce l'idea di fondare una moto da soccorso, una moto ambulanza che intervenga immediatamente in caso di incidente, comunque nell'arco di pochi minuti. Poi da qua è nata la formazione, abbiamo detto facciamo i corsi, proviamo a formare i motociclisti, ne abbiamo formati purtroppo ahimè pochi, perché è un mondo questo che non interessa a nessuno. Quindi questa è come è nata l'idea, per rispondere a un'esigenza, perché purtroppo c'è stato anche dalle nostre parti, parlo sempre, un aumento degli incidenti dovuto al fatto che c'è un aumento di affluenza, sempre più persone fortunatamente comprano le moto, però le comprano senza prima formarsi. Cioè, l'errore secondo me a monte, quando vai a prendere la patente, qualcuno ti dovrebbe insegnare qualcosa, non te lo insegna nessuno, perché poi fondamentalmente la patente guarda che cosa, stradali, precedenze, cioè però proprio come si guida la moto, come si va per strada, ti devi fare un corso. Come in macchina, la stessa identità. Quanti ce ne sono stati secondo voi? Ospedalizzati? No, incidenti in generale. Ve lo dico io, più o meno 45.000. Quindi dai, dai. Però circa 22.000 coinvolgono motoveicoli. Quindi 50-50, ok? Un po' auto, un po' moto. È successo un incidente, lo sappiamo quello che dobbiamo fare? Non lo sappiamo perché, come dicevo prima, purtroppo questo qua è un mondo che è un po' snobbato, no? Sia nel motociclismo che da altre parti. Il primo soccorso viene visto sempre come una cosa obbligatoria, devo farlo per il lavoro, devo farlo perché, però nessuno si interessa. Però vi sarà capitato di trovare un incidente almeno, no? Nella vostra vita, uno, due, cioè avrete assistito, no? In quel caso lì bisogna sapere come comportarsi, cioè piccole cose, non serve fare chissà che cosa, però piccole cose. Secondo voi, la primissima cosa da fare quando trovate un incidente, cioè voi siete per fare il vostro giretto in moto,
arrivate e c'è un incidente, che dovete mettere in sicurezza la situazione, poi qualcun altro, chiamare i soccorsi, qualcun altro, cioè non vi sto interrogando, cioè ditemi quello che pensate, nel senso, cioè condividiamo, no, le idee, informazioni, se è cosciente, chiedere informazioni, quindi coscienza, cioè poi nessun altro, quindi abbiamo detto chiedere informazioni, chiamare i soccorsi e la sicurezza. La prima cosa è la sicurezza, perché immaginate di essere dietro una curva a destra, non si o a sinistra, quello che volete, trovate una moto per terra, il vostro amico è scivolato, quello che è, boom, vi fermate, aiuto, 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 quello che arriva dietro vi c'entra via. Quindi raddoppiamo la situazione di emergenza. Quindi la prima cosa da fare prima di chiamare i soccorsi è la sicurezza. Ci vuole un attimo. Sono dietro una curva, tanto per strada c'è sempre qualcuno, fermo il primo che passa. Guarda, vai lì, fai segno che c'è un incidente. Ti vai di là. Mi raccomando, non fermatevi in 57 su una persona. Non serve a niente. Fare di tutto affinché le persone da soccorrere non siano due. Esatto. Cioè non siete delle cattive persone se non vi fermate, se c'è già qualcuno, attenzione, se non c'è nessuno vi dovete fermare, però se c'è già un po' di gente, anzi glielo dite, ragazzi non stiamo tutti qua perché l'ambulanza non ha bisogno di spazio, creiamo traffico in mezzo alla strada, inutile, tanto se c'è una persona bastano due persone che lo soccorrono e due che segnalano il traffico, gestiscono, cioè quattro persone basta. Le altre moto tutte via, non serve niente. Quindi abbiamo visto la sicurezza, abbiamo messo la nostra area in sicurezza, il traffico è gestito e quindi adesso che dobbiamo fare? Chiamiamo i soccorsi. Il numero da chiamare è 112, numero unico di emergenza europeo che è stato introdotto da poco. C'è una cosa che forse non sapete, che il 112 non è un numero unico di emergenza, no, perché ci sono, pensate un po', 12 regioni in Italia che non si sono adeguate. Ad esempio, Emilia Romagna, non c'è il 112. C'è il 118, quindi se voi svalicate e andate verso Bologna dovete chiamare il 118. Pensate, in Sicilia ce l'hanno, ad esempio, che si dice sempre che è il sud, in Sicilia c'è il 112, sono adeguati e hanno delle centrali. Manca in Val d'Aosta, in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria. Se magari organizzate un viaggio, ecco, magari informatevi, non succede nulla, vi rispondono i carabinieri per l'amor di Dio, quindi poi vi passano alla centrale, però sappiate che non è proprio il numero unico. E questa chiamata come va fatta? Venite subito, precipitatevi, è successo un casino. La calma è fondamentale. Non andate in panico, perché il panico purtroppo è una situazione incontrollabile che porta solo al peggiorare di una situazione. State calmi, tanto peggio di quello che c'è già non può succedere. Seguite sempre, sempre le richieste dell'operatore che è lì. Rispondete brevi, concisi. A questo punto ci interessiamo un attimo su questo poveraccio, no? I segni vitali è la prima cosa, no? La coscienza, cioè una persona è cosciente, sì o no? Come facciamo a capire se è cosciente? Se parla, tanto siamo tranquilli che sicuramente sta respirando e quindi è cosciente. E se non parla? Si controlla il respiro. Dobbiamo controllare se una persona respira. Ma come? Il gas non si usa più. È una tecnica obsoleta, abbandonata da qualche anno perché è completamente inutile. Non serve a niente. Il gas è un acronimo per, che sta per guardo, ascolto e senso. Cioè ci si avvicinava alla testa del paziente, quindi in un motociclista implicava la rimozione del casco, cosa che adesso vediamo un attimino, no? E dovevamo ascoltare con l'orecchio, no, se c'erano dei rumori, sentire il respiro sulla guancia e guardare se il torace si espandeva, ok? Qua possiamo anche farlo, ma fuori in strada, soprattutto se c'è un po' di venticello, rumore, c'è gente, aiuto, posso dare una mano? Non serve a niente, non serve a niente. Quindi qual è l'unica cosa efficace per vedere se una persona respira? Guardare se il torace si alza o si abbassa, ok? E come facciamo? Ci mettiamo, non so se lo vedete voi che siete qua nell'angolo, una mano sul torace. Vi mettiamo una mano sul torace e guardiamo, sentiamo col tatto e guardiamo con la vista se il torace si espande oppure no, ok? Se si espande sta respirando, quindi non è ancora morto, per fortuna. È incosciente, faccio questo lavoro, cioè non lo sto toccando, faccio questo lavoro e metto una mano qua sotto, quindi non è che l'ho ribaltato. Comunque, se volete provare anche su voi stessi con la giacca respirando, cioè sentite che c'è un movimento,
lo sentite, a vista si vede proprio. Purtroppo il mondo del soccorso è molto variegato, nel senso che ogni soccorso è diverso da un altro, non è che arriviamo e sono tutti belli, dritti, precisi, magari. Parliamo un attimo della movimentazione, no? Quindi una volta che abbiamo capito che questa persona, cosciente, inconsciente, respira o non respira, dovremo cercare di movimentarla, no? Dovremo cercare di montare, sì o no? La muoviamo sì o no? No, no, la strada, no. No? Sì? Dipende. Incendio. Dipende. Cioè, se uno è in mezzo alla strada, no? Non è che lo sposto per far passare il traffico, non me ne frega niente, la priorità è quella. Lo sposto solo ed esclusivamente se c'è una situazione di pericolo per me o per il paziente. Come si movimenta una persona? Cioè, sono lì e lo devo spostare. Come lo sposto? Sotto le spalle, soldato ferito, sempre dalla parte alta del corpo, mai dai piedi, non si tira mai uno dai piedi, neanche per le braccia, cioè si cerca di prendere sotto oppure, non so, con le mani per la giacca, lo trasciniamo. Chiaramente sempre faccia in su, mai a faccia. Quindi se è a faccia in giù adesso è un problema perché bisogna girarlo. Appunto, come dicevamo prima, in un soccorso ci sono casistiche diversissime. Nessun soccorso è uguale a un altro, potete trovare le persone in mille posizioni. Non essendo dei soccorritori professionisti, dei medici, il mio consiglio è questo: se la persona è cosciente o respira, cercate di non muovere. Chiaramente se una faccia in giù ci vado vicino e gli metto una mano da sotto, cerco di vedere se respira, no? Cerco per quanto mi è possibile, se vedo che respira lo lascio così in attesa che arrivi un soccorso professionale, perché movimentare una persona che ha subito un trauma non è una cosa semplicissima, anche per chi lo fa di mestiere, eh. Purtroppo capita a volte di fare dei danni anche dovuti all'esigenza di, cioè purtroppo si va per priorità, ti salvo la vita, ti rompo un braccio e pazienza. Quanto salvato la vita. No. Quindi se respira è cosciente, cercate. Se una persona ha subito un incidente ed è cosciente e vigile, quindi è sveglia, cercherà di alzarsi. Cosa fanno le persone quando si alzano dopo un incidente? Si levano il casco. Adesso ti dico una cosina che è uscita fuori giusto un paio d'anni fa. Hanno fatto uno studio in America, che purtroppo non è ancora ufficiale, quindi noi non lo possiamo usare a livello di protocollo, dove hanno visto che su un paziente cosciente in seguito a un trauma, il fatto di rimuovere il casco da sveglio dopo che lui si è alzato e è movimentato non fa assolutissimamente nulla, perché lui si è già mosso, non gli potete fare più danno di quello che lui ha già fatto, perché su paziente sveglio, ah cavolo, la moto, via. Cioè, qua stiamo parlando, c'è una lesione, questo si è già rotto il collo. Anzi, quando vedete qualcuno che cerca di preda all'ansia, preda al panico, perché ci sta, dategli una mano, sganciategli il caldo, aspetta, fermati, ti aiuto, piano, cerco di aiutarti, perché tanto lui continua a tirarsi via la testa e impanicato non riesce magari a slacciarsi, quindi piuttosto dategli una mano, non vi preoccupate, in quel caso lì è molto 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 difficile provocare del danno a una persona che si sta muovendo. Questa qua, la posizione laterale di sicurezza, serve anche nel caso in cui un motociclista sia cosciente, quindi è caduto, si è alzato, si è mosso, ragazzi, ha fatto tanti di quei movimenti che io non è che gli posso fare più di tanto danno, quindi lo metto in posizione laterale di sicurezza, perché la posizione laterale di sicurezza, lo dice il nome stesso, è una posizione che permette ai pazienti che respirano incoscienti di avere le vie aeree libere, quindi di essere in una posizione più sicura per loro possibile. C'è un modo per farlo, poi se volete la vediamo, non è difficilissima da fare, però nel caso di un trauma è sconsigliato. Quindi se è un motociclista che è incosciente e respira, lo lasciamo così come controlliamo e basta. Lo monitoriamo e basta. Come si mette in sicurezza l'area? Non l'abbiamo detto! Non l'abbiamo detto! Come si mette in sicurezza l'area? Un triangolo, triangolo. Allora, sulle super sportive sto cercando di metterci un triangolo, perché io so che ci sono dei triangoli che non sono a norma europea, che sono molto più piccoli di questo qua, e quindi potrebbero stare anche sulle super sportive. Meglio che nulla, dici. Meglio che niente, capito? Cioè, perché il triangolo è il segnale internazionale, cioè lo mettete, chi ha appunto valigie, adventure, eccetera, eccetera, lo può comprare e mettercelo sopra. Le moto non è obbligatorio, però invece bisognerebbe studiarsi un sistema per metterci. Quindi se avete un triangolo o se sopraggiunge una macchina glielo chiedete, gli dite guarda vai a mettere un triangolo giù da 100-200 metri prima, perché purtroppo tanti mettono il casco, no? Cioè il casco non è un'indicazione universale, uno vede un casco per terra, sì,
magari lo evito perché c'è un ostacolo e poi mi rimetto in carreggiata, una macchina per esempio, no? Motociclista magari lo sa, motociclista magari, ma non tutti i motociclisti comunque, non starti a credere, non tutti i motociclisti lo sanno, però già rallenta, sì, no, cioè, c'è un ostacolo a quel punto lì, invece che metterci il casco mettici un ramo di una pianta, perché devi rischiare il casco, devi rischiare il casco, capito? Cioè ci prendi, strappi un ramo di una pianta, lo butti lì, però vedrete che sono situazioni estreme, c'è sempre qualcuno per fare segno, quindi fino a qua domanda, è tutto chiaro? Cioè ci siamo più o meno, adesso vi interrogo a tutti, E se non respira si fanno le compressioni toraciche. Pensate che una persona che non respira ha un danno cerebrale che comincia dopo 2 minuti di anossia, ok? Dopo 2 minuti cominciano i primi danni cerebrali e quindi cerchiamo di fargli le compressioni toraciche se non respira. Okay. Se le sai fare, anche se non le sai fare, le facciamo. Tanto ti faccio vedere adesso. Ti dico due cose. Peggio è molto. Esatto. Ti dico due cose per fare le compressioni. Che vedrai che sono molto semplici. In realtà, non c'è nulla di. Dobbiamo soccorrere un malcapitato che non respira. E dobbiamo aspettare un po', e piuttosto quindi non fare niente e magari fare un po' di pressione. Fare le compressioni toraciche, compressioni, sì. Adesso le vediamo un attimino nel dettaglio, così vediamo bene come vanno fatte. Piuttosto fare le compressioni toraciche, chiaramente se non ve la sentite no, fate nulla, cioè, non siete obbligati, non siete i soccorritori, questo non è un corso, non vi sto insegnando a farle per poi portarlo fuori e farlo, vi sto facendo vedere come vanno fatte, perché se ve la sentite e dite ok, piuttosto che lasciare morire una persona, aspettare 20 minuti l'ambulanza, io ci provo. Tra l'altro al telefono l'operatore vi può anche guidare, cioè se voi vi dite guarda è incosciente, voglio fargli le compressioni toraciche, inizio a fargliele, voglio fargliele, come devo fare? Cioè l'operatore vi aiuta in questo senso, non è che vi abbandona a voi stessi, ok? Ve le faccio vedere perché se volete farle, ve la sentite, perché magari è un vostro amico, un vostro parente, e dici piuttosto che lasciarlo lì senza fare nulla, ci provo, almeno sapete esattamente cosa ho fatto, ok? Va bene, lo vediamo un attimo. Dammi, vuoi venire a sdraiarti un po' per terra? Ah, perfetto! Ah, cioè, la sei venuta a fare, vedete? Considerate che lui ha il casco e quindi starà un pochino più su. Una volta che noi l'abbiamo girato oppure l'abbiamo già trovato in questa situazione, no? E controlliamo il respiro, se volete potete anche provare a mettere una mano, tu respira tranquillamente e vedere se sentite qualcosa, provatelo pure, tanto Damiano non si offende. Il problema è se trovi un uomo e lui con tutto l'armamentario lì, no? Glielo sgancio e glielo taglio. Gliela taglio. Gliela taglio. No! Non funziona. Volete provare a sentire un attimo? Deve essere incosciente. Vabbè, si vede, si muove, cioè in questo momento. Volete provare a metterci la mano su qualcuno? Sì. 10 secondi. Ho qualcosa dietro la testa. Lanciategli un po' niente. State almeno in questa posizione 10 secondi circa, non meno. Una decina di secondi, li contate. Hai sentito? Si sente qualcosa? All'inizio sembrava che non si sentisse, invece si sta sentendo. Mettici la mano. Leggero, mettici proprio la mano sopra e guarda il torace. Ce l'ho detto la carotide? Il polso non è un'indicazione valida, cioè la carotide, nel senso il polso carotideo, il polso radiale, sono delle tecniche che utilizzano i soccorritori per capire determinate cose. Cioè, a voi non vi deve interessare se c'è polso o non c'è polso. Medicina è una persona che non respira e nel resto cardiaco. Detto questo, quando lui è incosciente, lo abbiamo girato oppure era già così, no? Ci vogliamo provare a fare queste compressioni toraciche, no? Come si fanno? Le compressioni toraciche si fanno circa al centro del torace, ok? C'è un punto specifico che è sopra la bocca dello stomaco. Sentitevela pure, cioè avete la bocca dello stomaco, cioè da dove molle diventa duro, da lì praticamente dovete stare circa un paio di dita sopra, ok? Quindi sentite la vostra bocca dello stomaco, mettete 2 dita, sopra le 2 dita andate a mettere la mano, okay. La parte, il palmo, sì. La parte bassa del palmo della mano, te lo sei sentito dove ce l'hai?
quindi anche qua, qua, ok, sento questa bocca dello stomaco, faccio da solo, metto due dita, metto le due dita, sopra le due dita metto il mio palmo, l'altra mano che è libera incrocia, tiene in alto le mie dita e bello dritto perpendicolare, cioè non è questo, ma bello dritto perpendicolare, comincio a comprimere. Ora non abbiamo un manichino, purtroppo ve l'avrei fatto provare volentieri su un manichino, ma dopo 30 secondi che stai comprimendo non ce la fai già. No, sei già rovinato. Sui bambini si usa una mano sola, sì. L'adulto due mani, sui bambini una mano sola è un po' meno, è un po' meno forza di compressione. Considerate che, alzati pure Dani, grazie. Considerate che un torace si deve abbassare di circa 5-6 cm, quindi 5-6 cm sono tanti su una cassa torace, cioè deve essere una bella pressione. Chiaramente ci sono i manichini apposta che usiamo noi nei corsi, che vi danno anche la profondità, addirittura adesso con i sistemi moderni io ho un computer che mi dice proprio quanto state andando profondi, di modo che posso dirsi di più, un po' di meno, eccetera eccetera. Ovvio non è che ci saltate in cima con le scarpe, però non fate neanche la compressione debole, nel senso. Se è cosciente, sì, è lì a terra, l'abbiamo contenuto, abbiamo sistemato tutto, la situazione in sicurezza, dobbiamo intrattenerlo, bisogna chiacchierare, bisogna fare domande, bisogna tenerlo sveglio. Questa è un'ottima domanda. Questo è interessante. Questa è interessante, un'ottima domanda. Ci sono alcune false credenze come quelle delle postole dietro al mondo del soccorso, una di queste è quella dell'addormentamento. Quante volte avete sentito dire che non tenete lo sveglio, mi raccomando, non fatelo dormire se uno sviene, oppure se viene, parlategli, cercate di. Ogni serie giusto o sbagliato? Tutti cioè, film, a cosa serve? Tutti i film americani. Sveglia, sveglia! Possiamo è vero o no? No, questa è cultura. È vero o no? Ma tenuto sveglio o no secondo voi? Non lo so. Anch'io direi di sì. Non serve a niente. Proprio una roba di una inutilità, uno spreco di tempo, energie, anche perché, secondo voi, se una persona sviene, cioè, ma voi gli parlate, questo sta sveglio, se uno deve svenire, sviene, cioè, nel senso, uno sviene per mille motivi, ma se uno ha un mancamento, ce l'ha, che voi gli parliate o no, appunto, lo prendete a schiaffi. Usano il monitoraggio, nel caso se sviene, lo metti per venire certo, a posto. Certo. Ovvio che se è cosciente parla, gli parliamo, no? Cerchiamo di tranquillizzarlo e di rasserenarlo il più possibile. Quindi anche lo facciamo operazione per la morte, anche esatto. Se dice cose sensate. Per vedere se dice cose sensate, chiaramente gli fate delle domande, oh, come stai, dove hai dolore, anche cioè ti ricordi com'è successo, se uno ti dice dove siamo al bar, datemi la mia birra, probabilmente è un'indicazione che c'è qualcosa che non va, non significa che per forza abbia un trauma cranico, attenzione, però già un'indicazione. Le persone quando si addormentano, svengono, diciamo così, lo fanno perché hanno necessità di avere un recupero più veloce, quindi tagliano, come un computer eliminano tutta una serie di processi inutili come la vista, l'udito, l'olfatto, la parola, non serve a niente, io ho bisogno, le mie energie si devono concentrare sulla mia recovery, quindi tutto quello che non mi è utile io automaticamente lo taglio e quindi voi qualsiasi cosa facciate lui sviene. Quindi non vi preoccupate, se uno vi dice mi viene da addormentarmi, tranquillo, dormi, non ti preoccupare. Chiudi gli occhi, dormi, lo teniamo monitorato, chiaramente, cioè controlliamo sempre che respiri, perché uno può anche svenire perché sta andando in arresto cardiaco, o ha un'emorragia talmente tanto grande, non potete farci nulla. Non avere paura di fare qualcosa per fare del danno, perché io ho fatto dei corsi, ve lo assicuro, a delle persone che mi hanno detto ma se lo tocco e gli rompo, scusa, cosa sei venuto a fare il corso di primo soccorso? Cioè vuole toccare o non venirci neanche? Piuttosto che non fare niente, fate. Non vi preoccupate di oh Dio, poi denunce, poi... non me ne frega niente. Fate, non si lascia morire una persona per paura. E un'altra cosa a cui ci tengo, e penso che ci tenga anche Federico, le protezioni. Siamo venuti in autostrada qua fino dalla Liguria. Quanta gente abbiamo visto in scooter, in moto, in pantaloncini, mezze maniche? Sei un folle. Siete dei folli. Lo scooter è un abbigliamento giusto. Ti bruci anche al sole. Ti bruci. No, ma anche alcune moto. Anche alcune moto. Siete dei folli. Siete dei folli. Questa fa male dentro. Secondo voi, in questa immagine qua, chi ha sbagliato? Moia.
Chi ha sbagliato? Proprio il motociclista, ma anche la pista, secondo me. Vabbè, chi ha sbagliato, per il codice della strada, chi ha sbagliato? Nessuno dei due ha sbagliato, solo che uno non torna a casa e l'altro va esatto. In analisi. Hanno entrambi le gomme nella loro polizia. Io guardavo la punta dell'asso. Sì, però lui giustamente non poteva stringere ulteriormente, perché poteva stare di più. Bravissimo, questa è una porzione di sicurezza, una cosa di sicurezza attiva. La consapevolezza, la tecnica di guida, la padronanza della tecnica. Questo per dirvi cosa? Che non ce ne facciamo niente della precedenza, non ce ne facciamo niente della ragione se siamo poi dopo in ospedale mezzi troncati dall'autobus. Dobbiamo lavorare su noi stessi, sulla consapevolezza. Certo. Secondo voi, siccome dopo si andrà a fare una bella girata, io ci vengo. Dai, facciamola, dai, ci diventa. Ah, non voglio vedere sta faccione qui. Ci sono tre ragazzi che hanno già fatto un corso, loro silenzio per favore. Qual è la cosa più importante nelle curve a sinistra? In ogni curva a sinistra, qual è la cosa importante? Non e qual è la cosa importante in ogni curva a destra? Una cosa proprio semplice. Pum. Nelle curve a sinistra, qual è? È stare più lontani possibile dalla linea di mezzeria. E qual è il punto più sicuro, più pulito e più lontano dalla mezzeria? Dove passano le gomme, quindi l'altra destra, diciamo. Ci immaginiamo un'auto dove passano le gomme delle varie auto, le gomme esterne, le gomme interne, il punto più pulito, le gomme esterne, la traiettoria delle gomme esterne. Quindi lui avrebbe dovuto stare un metro e mezzo più in qua. Si vede bene, attenzione però, attenzione, stare troppo esterni è un errore, tanto quanto stare troppo interni, come mai? Per i bricciolini, perché le gomme sparano, lo sporco, diciamo, lo sporco. Esatto. Qui si parla di traiettoria ideale però, come mai spesso la traiettoria sicura in una determinata condizione ambientale si può discostare anche tanto dalla traiettoria ideale? Secondo voi, in una strada di montagna, qui c'è una bella grande, due corsie, eccetera, eccetera. Che ne so, mi viene in mente Cornacchiaia, l'avete mai fatta? Da Firenzuola si risale verso la punta. Una stradina stretta, molto stretta, molto stretta. E le macchine che fanno nelle stradine strette? Allargano, ok, nelle destre, nelle sinistre? E tagliano. Bravissimo. Malissimo. Bravissimo, tagliano. E quindi potrebbe essere che nella mia linea ideale ci sia completamente sport. E quindi non si fa cornacchiare. Ma nelle curve a destra invece, qual è la cosa più importante nelle curve a destra? Uscita. Bravo. Uscita. Non uscire larghi. Esatto. Certo. Non uscire larghi. Quindi, giustamente, si parla di cono visivo. Esatto. Nelle curve a destra abbiamo la difficoltà di non avere la visibilità. Esatto. Spesso. A quel punto, giustamente, si allarga leggermente verso la linea di mezzeria, ma tanto io ci metto la moto lì. Sì. E all'ultimo, non è che sto a pascolare tre ore sulla linea di mezzeria, all'ultimo parto dal centro, ci metto la moto, allargo un attimo il cono visivo, vedo che la curva sta chiudendo piano piano e magari col freno posteriore, spoiler, eccetera, eccetera, si inizia a chiudere, uscendo sulla traiettoria delle gomme interne della macchina. Quindi le sinistre esterne, la destra verso l'interno. Bravissimo. Giudicate un po' questa immagine, ora evitiamo di far vedere di che testata giornalistica è. Quattro bischi. Domino. Diciamo, se passa la sigla lì fa pilotto. Questa è in un giornale. Forza 4, come? Sono la strada chiusa. Sono eccola lì. Oh. Se la strada è chiusa al traffico, è comunque una traiettoria di merda. Sì, scusate. Sì, è comunque una traiettoria di merda. Entra. Bravo, perché se in pista si fa, se la strada è chiusa al traffico, più pista io la largo, stretto largo. Invece l'ultimo soccorso questa, è già strettissimo, esatto. Due panni di campo. Sì. Questa non è una strada chiusa al traffico, questi sono quattro coglioni. Quando andate sui passi durante il weekend, state attenti quando passano tante moto una dietro l'altra. Cioè, ogni sempre più stretto. Bravissimo, perché si crea una gerarchia, no? Nel gruppo di brodi, il brodo più bravo è il primo, e poi piano piano sono tutti sempre più bravi. L'ultimo è il brodo più brodo. Brodo più brodo di tutti sta dalla vostra parte, quindi dovete immaginarvi e aspettarvi qualcuno molto più vicino alla vostra parte. Mi raccomando, non stiamo qui a fare un corso, eccetera, eccetera, però quando si va a fare il nostro giro, le nostre curve, occhio a questa cosa qua, occhio alle traiettorie, non invadiamo un'altra corsia nelle sinistre, cerchiamo di stare un pelo più lontani, iniziamo piano piano per gradi, non vi chiedo subito di andare troppo esterni, anche perché
alla vostra velocità abituale non ci sarete, appunto, occuperete una posizione sulla, nella corsia che non vi è congeniale. Quindi un pelo più lontani, pensate quando le prossime volte andate in moto. La linea è lì, un po' più lontano, un pochino più lontano, tanto la percezione è sempre diversa dalla realtà. Ed eccoci qui, dopo questa convention, come si può chiamare? Questo piccolo meeting. Sì, questa spiegazione, dai, diciamolo in italiano. Molto utile e molto interessante. Con Riccardo, che è stato veramente bravo, gentilissimo e disponibilissimo. Del soccorso, primo soccorso, secondo soccorso, terzo soccorso del bracco. Se t'hai bisogno di un soccorso, tu li chiami. C'è loro. Che, come ha detto, ha allestito proprio una moto ambulanza. Grazie Riccardo, grazie mille per le spiegazioni, bellissimo accento che mi ha fatto sentire un po' a casa, l'accento ligure, soprattutto a casa della moglie. Ah, ecco, c'ho il frigo pieno di pesto. Allora a posto, il pesto a posto. E ora con Federico Pieri, il nostro gigante buono, perché è veramente grosso ma è anche veramente buono. Stiamo facendo un giro relativo alla sicurezza stradale con Federico, che è lassù in cima alla carovana, e il giretto dovrebbe essere in direzione Passo della Raticosa, passando da Monte Morello. Con questi tornantini, che dire stronzini e fargli un complimentino. Wow, questo sì che è stronzo. Madonna, ignorante Federico, eh? Ma l'aveva detto. E fra l'altro, direi, visto che abbiamo ringraziato Riccardo del soccorso del bracco, ringraziamo Federico per questa giornata che ha organizzato. Io ringrazierei anche un gocciolino, ma giusto appena appena, ma appena appena, QB, dai, la Marion e il Dainese Store di Firenze, perché sono veramente delle belle 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 persone. Ma belle 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 belle, la Marion e tutti i suoi commessi. Dai dai, che più che si va su e più che in teoria si dovrebbe prendere un po' d'arietta, frescura. Oh, vedi come devono essere le moto girate, tranquilli, in gruppo, allegri, ma no, scemi, scemi nel senso della traiettoria asfaltistica corsaiola. Ah, no, pensavo scemi a di cazzate. No, allora quello ci deve levare la patente, ma anche quella della macchina, quella del triciclo, quella di tutto. Mi è scappato da ridere, dice, no, uno ci parla con quello che ha fatto l'incidente per sentire se dice cose sensate. Noi ci finiscono, bam, direttamente. Subito. Cominciamo un po' le curvettine belle, larghe, serie, verso Monte Morello. Comunque mi fa piacere perché sto reggendo il Super Duke 1390. Forse perché lui ancora non ha messo la seconda, probabilmente. Ah, ecco, ti stavo per dire, forse perché non ha mai aperto i gas fino ad ora. Qui al caravanserraglio di Monte Morello, io saluto il mio amico da tempo immemore, compagno delle elementari, Galileo, ciao amoroso, capo, presidente, gestore, padrone di caravanserraglio. Tarapappero. È un solfeggio, non è un posto. Ci si ferma? Sembrerebbe. Perché? Ma che lo so. Yeah. Guardate come siamo ciambellini, Ma più belli noi. Proseguiamo il giro dopo la pausa foto. Era direzione Calette della Raticosa. Io provo a seguire Federico, almeno imparo qualcosa, o almeno si prova a imparare qualcosa. C'è sempre qualcosa da imparare. Guardate belli quanti siamo, un monte. E comunque direi che Federico ci sta portando in strade piuttosto carine, dai, frescolino frescolino, trallallero trallallà. Che mostro c'ho dietro? Il 1390 KTM. Mi sembrava di aver visto una roba tipo Battlestar Galactica, roba di genere. Bello però. Cosa? Una bella mattinata a imparare un sacco di cose utili e una bella fine mattinata che con gli amici motociclettisti si va al localette della Raticosa. Localette? Localette. Perché è francese? È un locale piccino, il localette. E qui ci si sta avvicinando verso... ragazzi. Proprio lì, proprio lì. Siamo in zona, non so se vuoi sentite l'odore dai monitor, ma si sente, se va avvicinato in NASA ai monitor si sente l'odore di... l'odore dell'autodromo del Mugello, puzzo di gomma e ciccia. Le cicce di gomma? Le gomme di ciccia. Bello, che mescola tu hai? Lampredotto e salsiccia. Ti stare sempre dietro, un po' di stradoni per scardassi prima dei curvoni. Ma curvoni, sono più curvine quelle di gioco. Il gioco sì, sono curvettine.
stronzine. E via di gioco! Oh vai! Via via su per le stradine di gioco! Tornante? Yes! Parecchios! Via 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 via! Cosa? Che è successo? Nulla! C'era un pezzo diritto libero! Che per il gioco un pezzettino diritto e tanta roba! Sì sì, è quasi un miraggio! È l'unico posto in cui ti posso passare un'ape se tu te la trovi davanti! Oddio, il cilista contromano mi è venuto. Ho capito, la colpa è tua. Non vedo più quei due davanti a me, il KTM e il GSX7. Non vedo più nemmeno te perché me la sono presa comoda un paio di curve e t'ho perso. Oh, non sta tirando però, eh? No, ma il tornante mi ha detto tornante e io l'ho fatta a diritto. Però non l'aveva creduto. Comunque le pit bike, ragazzi, cambiano la vita. E te non tu ci credevi? E ora ci credo. Solo gli idioti non cambiano idea. Le cose non si provano, uno non è che le può sapere o meno. Frescura! Frescura addirittura! Qua si sta benino! Ah, mi ha preso un crampo a un piede. Lo deve fare, lo deve fare. Dici? Sì, sì, vuol dire va tutto bene. Ma è quello di cambio? Non cambiare. Ah, ecco come si dice. Ecco la foto. Occhio, Sita. E eccoci arrivati al passo del gioco. Al gioco del passo. Giocasso. Nello specchietto vedere sto mostro che ti arriva dietro fa paura. Gli ho detto a lui, ma che c'ho dietro? C'è il ragazzo del KTM. Mi sembrava una specie d'astronave a combattimento. Una cosa del genere. Dopo una bella schiacciatina con il prosciutto e il pecorino. Ah, ti ha preso la schiacciata te? Sì. Io ho preso le fette di pane. Bravo. Dopo questo rifoscillamento, giù dai gioco da quell'altra parte, si arriva a Firenzuola, si rivoga su verso la Ratiosa e poi ci si saluta. E si mangerà un altro panino quando sarà. O via. O vai. O giù. Si va? Giù dai gioco. Oddio, c'ho un KTM attaccato al culo e paura. Ah già, c'ho anche una terza. Tu c'hai anche quarta, quinta e sesta, fra l'altro. Ehi, ora non esageriamo, santo mi costa. Ma credo che usarle non ti chiedano un supplemento. Porco e troiaio, occhio troiaio. Signora, però anche lei la mi fa troiaio l'ami. Troiaio Land, è un film. Madonna, come l'è cattivo sto fario dietro. Sembra un'astronave. Sì, sì, bam 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 bam. Arriva, arriva, we break for nothing. Marendo. Basta. Qualunque cosa tu dia, lui passa lo stesso. Sì, perché effettivamente il 1290 non gli bastava. Hanno fatto bene a fare il 1390. No, guarda, guarda. Cioè, ragazzi, guardate qui. Prova dai, che panorama. E comunque anche qui destra-sinistra, 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 destra-sinistra. E comunque, sempre sia. Ci sono delle certezze nella vita, no? Quella è una. Di calcio non me ne frega nulla, però è uguale. Neanche a me me ne frega una sega di calcio, ma quella è un must. Guarda, 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 gli sto attaccato. Guarda, mette la seconda. Ciao. Ok. Ha visto c'ha la seconda? Lui sì, io no, c'ho il monomarcia. L'ho superato! Ho superato il GSX-L! Ha visto che succede quando mette il cavalletto? Chi c'ho dietro? No, c'ho Federico e il GSX-R dietro! Ah, più testa. Ok. Ci provo. Cazzo, è vero. Madonna, ma come guida? Che scintille. No, è vero. Sta cosa della testa è incredibile! Va capita, però sì! Ti dà anche più sicurezza in curva sta cosa della testa! Cazzo, non freni mai! Con sta cosa della testa non freni mai! Grande Federico, madonna, tu mi garberebbe fare un corso con lui! Oh, meglio, eh! Cazzo, ti cambia la vita! È vero, è tutto busto e testa alla fine! Poi il culo è una conseguenza! Certo! Fatto subito. Se lo vedo imitare è più facile, capite? No, ganzissimo! Piuttosto le gambe un po' più strette al serbatoio, non occorre aprire il ginocchio sempre. Però se ce l'hai strette ti permette di muoverti più leggermente col busto, cioè. Certo! L'obiettivo tanto è essere più leggero qua. Certo, certo! No, questa cosa cambia la vita! Cambia la vita! Ma è quello bisognerebbe fare anche sulle fit bike, ma non ci riesci. No, io sulle fit bike proprio facevi il contrario. Sì, ma il fatto che si faccia il contrario non vuol dire che va fatto. Come no? Cioè noi si fa il contrario di quello e andrebbe fatto. Certo, quindi va fatto.
all'incontrario però. Certo. Buonasera, guardi come siamo bravi. Buonasera, siamo molto bravi noi. Noi ci sa anche l'istruttore federale. Istruttore, eh? Orpe sua. Il maestro è davanti e guida la gita. Siamo bambini in gita noi con il maestro. Maestro, va bene così? Dice di stare più attaccati con le gambe alla moto e muovere di più il discorso del busto, perché stando più attaccati con le gambe alla moto ti permette di essere più libero il busto, vedi? Senza stare a muovere le gambe. Eccolo là, eccolo là, ed eccoci al passo della Redcoats, vicino nel Longershire, dove al bar insieme ai panini sono esposti i prodotti WD-40. Ciao Tacchi. Ciao Laba. Laba Tacchi. Yeah. E riduci anche un po' l'utilizzo del paio di ferro. Grazie Timo, è bastato, cazzo, bellissimo. Ma è un talento naturale, è bastato un consiglio, ha cambiato talmente. Mi faccia tru una spugna in tutti i sensi, una spugna, vero? Spugna, bendaglio da forca, bendaglio da forca. Ragazzi, questo cioè anche senza parole, anche senza parole ti manda il fluido positivo. Che spettacolo. Federico Pieri, link in descrizione a bestia. A bestia. Grazie ragazzi. Ehi, guarda, guarda, guarda. Facci vedere il culo. Vai. Yeah. Giornata bellissima. Purtroppo è arrivata alla fine, ma come tutte le cose finisce. Ringraziamo il Dainese Store di Firenze, Marion e tutti i suoi commessi fantastici, bravissimi. L'associazione I Soccorritori del Bracco, in particolare Riccardo, che ci ha tenuto tutto lo spiegone, è stato veramente fantastico. Utilissimo, bravissimo, abbiamo scoperto cose che non avremmo mai pensato. No, proprio per nulla. E per ultimo, ma non... Per importanza, il grandissimo Federico Pieri, che a me personalmente mi ha cambiato la vita, mi ha dato due dritte, la moto ora è un altro mondo. Senza dire una parola, perché lui fa un segno con un dito, fa dei segni così, e ti fa capire cosa stai sbagliando e cosa devi fare. Bravissimo. Spettacolare. A questo punto non resta altro che dire che... mangiare si è mangiato, bere si è bevuto, e quindi vi si fa il saluto.